L'architettura dei palazzi come uno schermo per proiettare video e geometrie visive che integrano e sfruttano le componenti architettoniche presenti nella piazza. Questa è l'opera che Elisa Serravalli, giovane video designer, ha realizzato per Intercity, l'evento inaugurale in occasione di Fotografia Europea 2007 a Reggio Emilia. L'idea era di lavorare con l'architettura degli edifici, cioè realizzare dei contenuti video che venissero proiettati su delle superfici che interagissero assieme, insomma, che fossero interrelati in maniera molto intrinseca. E quindi abbiamo presentato il progetto al Comune di Reggio Emilia, il quale si è rivelato molto interessato. E appunto ci ha proposto di riempire con queste proiezioni la piazza che è un po' il salotto di Reggio Emilia per l'evento inaugurale di Fotografia Europea 2007. Abbiamo quindi optato per delle soluzioni che più discrete possibili, come a livello di invasione dello spazio con le torrette, con i proiettori e quindi rovinare l'atmosfera. Volendo avere la maggior qualità possibile, si è deciso di lavorare in alta definizione. Avevamo 5 proiettori, 12.000 ans lumen e proiettavamo a 1024x768. Quindi siamo partiti tutto, abbiamo usato esclusivamente materiale originale girato da noi e girato appunto in HDV nativo. Volevamo gestire 5 schermi, 5 palazzi come se fossero uno solo. Abbiamo evitato di utilizzare costosi impianti che appunto costano troppo e non erano alla nostra portata, ma ci siamo costruiti da soli il software per mandare questi contenuti. La nostra intenzione era di lavorare sull'architettura dei palazzi e quindi inizialmente abbiamo fatto fare un rilievo topografico e quindi dei palazzi stessi, in modo da avere i prospetti su cui lavorare poi in seguito con il video. In questo modo abbiamo creato dei video che tenevano conto delle finestre, degli archi e anche proprio della conformazione stessa del palazzo, per cui abbiamo creato delle geometrie che decorassero il palazzo appunto come se fossero dipinti, ma in realtà venivano proiettati. Essendo la serata molto popolare, si è voluto optare per dei contenuti immediatamente intellegibili. Non era la situazione per raccontare delle storie o per fare cose troppo concettuali. Appunto, tenendo conto della situazione in cui si era, abbiamo deciso di pensare a un tram che passa da un palazzo all'altro, piuttosto che a una bimba in triciclo che anche lei passa da un palazzo all'altro, cioè delle immagini che fossero immediatamente leggibili e che magari potessero avere un po' di impatto verso le persone che in realtà erano dei passanti, non erano degli spettatori venuti lì apposta per questa cosa. Cioè, non potevamo rivolgerci in maniera troppo pesante o troppo appunto concettuale o chissà filosofica, doveva essere qualcosa di accessibile a tutti. Per quel che mi riguarda, non prescindere dal contesto è essenziale, cioè un telo bianco lo puoi mettere ovunque, anche in camera tua, che bisogno c'è di piazzare un telo bianco in una piazza, cioè, preferisco usare quello che già c'è in modo da
da renderlo anche unico per quel posto e per quel momento, altrimenti diventa gratuito, credo.